Takino Hat Company, all around the Western hat. Voilà, abbiamo dimenticato di fare anche un'altra cosa, perfetta. Siamo un po', io sono emozionatissima perché finalmente siamo in diretta streaming, sarà una prova, eccetera, però sono molto felice. Dobbiamo chiamare il nostro tecnico. Vado. Il nostro, vai. Sì, suona, senti, suona. Suona, è libero. Chi vuoi? Eccoci, il grande Giallo Tix, che meraviglia. Sono emozionata, Giallo, ma si vede bene? Io sì, lo stavo guardando tramite il cellulare, si vedeva da Dio. Ti bacio in mezzo alla fronte quando ti vedo. Grazie. Va bene. Oh, scusa che faccio così. Allora, Giallo Tix, raccontaci di te, quando sei nato, quando... No. Quanto dura la trasmissione? No, non è vero. No, dai, addirittura non credo che la gente interessi, tutto sommato. Si sa mai, magari ci sono le fans nascoste del famoso Giallo. Oh, addirittura delle fans che mi scrivono alla mia pagina privata, tranquillamente. Sì, lascio pure il numero di telefono. Esatto. E foto. Allora, Giallo Tix, adesso noi ridiamo e scherziamo, ma per chi si è collegato in questo momento e magari non ci ha seguito dalla prima puntata, Giallo Tix è uno dei tre nostri grandi DJ che seleziona per noi questi brani. Uno di questi l'avete già visto, che era del DJ Renegade, che è resident qui del sabato sera del Country Road. Mm-hmm. Ma giustamente Giallo Tix qui ha una storia, perché lui è quello del Cowboy Ride. Esatto. Raccontateci un po' di questa cosa, voi due che ne sapete a pacchi. Noi due che ne sappiamo a pacchi. Ti ricordi quando te l'ho chiesto la prima volta? Sì, e direi che forse non hai fatto neanche in tempo a finire la frase, che te avevo già detto sì. Sì, perché eravamo depressi. No, come depressi? Non diciamo dove eravamo, va. Oddio, dove cavolo? Ah, sì, è vero, ecco. È vero. No, vabbè, lasciamo allora, perdere. Teniamo nascosto che tipo di che festival era. Ah. Però eravamo un po' abbacchiati sul bancone del bar. Ah, perché allora il bancone del bar, Giallo Tix, dobbiamo fare sempre quell'esperimento. Ah sì, cioè devi fare l'esperimento del bancone bar, che devi spiegare. Lo faremo, non ti preoccupare. grazie Giallo, vai. Allora raccontate questa avventura. Io inizio, tu finisci? Vai. Allora, siamo a questo festival, ed era un festival country. C'erano tanti DJ, io ero là anche come ospite, avevo fatto uno stage, però come tanti festival, non tanti, però ce n'è qualcuno, mescolano un po' quella che è la musica country con l'house, con la musica pop, e in questo caso era particolarmente discotecara come serata, come tipologia di musica. E perciò io e lui stavamo piangendo sul bancone. Piangendo sul bancone. Senti che pezzo. No, sì. Allora, diciamo che stavamo cercando un difensivo e di fianco avevamo uno che vendeva del vino, e quindi la bottiglia è arrivata tranquilla. Sì. Abbiamo affogato i nostri pensieri. Esatto. E abbiamo detto, ho pensato, guarda, io ho il posto, adesso gli chiedo di venire da me e facciamo queste serate come ho sempre voluto fare, però dandogli una continuità, un senso, un qualche cosa che potesse darci una mano per portare un po' alla ribalta la musica country, che non si sente più, diciamo così. E perciò gli ho fatto la proposta di venire a suonare qui al venerdì sera e di come poter impostare la serata. Allora ne abbiamo discusso, ecco che adesso vai avanti tu. La discussione è stata semplice, nel senso che per la fine con te ormai ci conosciamo da tipo 19 anni? Era il 99. Due brustolini sì. Proprio. Ecco, e quindi diciamo che i discorsi tutto sommato alla fine sono sempre stati congruenti fra me e te, e alla fine trovare il metodo di far confluire le tue esperienze con le mie, soprattutto con le passioni, è stato semplice, perché non c'è neanche stato troppo da discutere. E quindi avete trovato subito il punto di riferimento, d'incontro, insomma, dai.
Sì, esatto. Allora, vi volevo dire, scusate che mentre siamo qui, che io sono riuscita a far partire anche la diretta Facebook. La vedete, siamo in diretta Facebook, in realtà è una diretta finta, perché in realtà da questa sera funziona il nostro streaming, arrivano gli amici, i messaggi, funziona il nostro streaming sul canale ufficiale Country Nazionale, per cui collegatevi www.countrylivetv.it, cercatelo su Google, si trova benissimo, Country Live TV, compariamo noi e seguiteci di là, perché la diretta è di là. Vai, vai, siamo in onda con Giallo TX, continua Giallo. Beh, direi che la storia è stata semplice, dopo beh, è nata la prima collaborazione è stata con quando ci sono stati Jazz Media e Courtney Patton, che lui ha ospitato lì. Poi dopo è nato il bar notturno del bel festival, e dal bar notturno dopo si è passati al Cowboy Ride, che è stata la naturale evoluzione. Bar notturno, tu lo sai benissimo. Sì, bar notturno, cioè questa cosa qui la devo sempre capire, perché siete bellissimi. Ma volevo dire, io so però che il Cowboy Ride, a differenza delle altre serate del Country Road, ha una peculiarità ben precisa. Giusto? Beh, quindi prevede di conciliare quando è possibile la musica live con una selezione musicale da balli di coppia, soprattutto two step. Vedi che non è la classica line dance eccetera, magari un po' di romanticismo, il cowboy col cappello abbassato davanti al suo whisky perché non c'ha lì la donna amorosa, queste cose un po', lo vedo un po' una cosa romantica, fumosa, no? Correggimi, l'impossibile, scusate. Magari l'ha lasciata dentro nel momento in cui va a fumarsi il sigaro. Ah, ecco. O a bersi il whisky o cosa che ecco, può essere, quello ecco. E quindi, amante del two step, Gianluca? Ovviamente. Ecco. Principalmente amante della musica. Della musica. Gianluca. Quello soprattutto. Quello soprattutto, perché poi alla fine parte tutto da quella. Cioè, se non si parte dalla musica, secondo me poi si sbaglia poi l'approccio. È vero. Per fare certe cose ti deve piacere la musica. Nel momento in cui ti piace la musica, tutto il resto arriva di conseguenza. Cioè, si unisce la passione per la musica a tutto quello che puoi fare successivamente, e da questo punto di vista anche il ballo, le serate two step, o come le fa Igor in maniera magistrale, le serate del sabato del Country Road, dove lui riesce a fondere bene tante diversi stili, ma soprattutto il suo. No, infatti Gianluca ero rimasta ammaliata. Salutiamo i ragazzi che sono collegati su Facebook, ricordo a tutti di spostarsi sul nostro canale ufficiale, perché da stasera siamo in streaming su Country Live TV, proprio su Google cercate. Ascolta, ma volevo chiedere, c'è Igor che dice che stai parlando talmente bene che ti ha pagato. No, assolutamente. L'altra cosa invece che volevo dire io era, col fatto che c'è questa evoluzione delle line dance, perché alla fine poi tutti un po' si avvicinano a questo mondo di ballo, forse perché non avendo il partner, la line dance ti lascia libero, no? C'è richiesta del two step? Lo chiedo sia a te Giallo che anche a Igor, perché il two step magari non è tanto conosciuto come... Io una volta te l'ho data la definizione, quella famosa frase dal Silenzio degli Innocenti. È vero, bellissima, me l'ha scritta sul... porca miseria, me la devo copiare che la metto sulla prossima volta. Ok, io non lo so. Allora dilla Gianni. La frase, avete presente nel film Il Silenzio degli Innocenti, dove c'era Hannibal Lecter? Ah sì, Cannibal. Che diceva, cos'è che uno desidera? Ciò che uno conosce. Nel momento in cui la gente non conosce il two step, come fa a dire io voglio ballare il two step? Bisogna farlo conoscere. Sì. Anche perché molti lo vedono come un ballo di coppia, che è molto simile a quello che può essere il liscio, quello che può essere la tradizione. Un ballo per come lo intendiamo noi qui in Italia. Per me invece il two step lo si vive molto diversamente. È un movimento che è molto collegato alla musica e alla cultura di questa tipologia di musica.
Che poi in realtà il two step non è nient'altro che una chiacchierata fra due persone. Nel momento quella è il succo del discorso. Ma come una chiacchierata? Ah, perché mentre ballate si chiacchi, si parla? Ma dipende. Però cioè, metti che ci sono due che magari è la prima volta che ballano assieme, non ha senso che facciano 1200 evoluzioni. Si fa una chiacchierata, ci si conosce e magari la volta successiva qualche evoluzione in più la si fa. Hai capito. Quindi il two step è un modo per approcciare, insomma, per conoscere. Approcciare, esatto. Conoscere, condividere. Esatto. Sulare non si può dire. Non si può. Siamo in fascia protetta. Volevo c'è anche quello, però molto meno nel country rispetto ad altri ambienti. Diciamo che il country road è già in camporella, quindi viene facilitato. Giallo. È in boscorella. Giallo. No, perché ti dici, ora che arrivi su, con tutta la strada che c'è da fare, ti fermi in tutti gli scorci, arrivi su che ne hai fatte 10-12, insomma. Da solo. No, io pensavo dopo. Allora, prima che si spenga il fuoco, io ti lascio questo. Ok. Quindi questo che devo mettere su un po' di legna. Deve mettere sulla legna, perché voi non lo sapete, ma allora, grazie Debbie che si sente poco, mannaggia, dopo glielo metto nel attaccato al colletto, Igor, grazie Debbie. Allora, vi ricordo che siamo in diretta anche sulla nostra pagina Facebook, la vedete male perché in realtà la diretta streaming è partita proprio questa sera in occasione di Country Voice in the Night, settima puntata, e siamo sul nostro canale ufficiale Country mondiale, direi, perché è su internet e sul web. Se voi su Google cercate Country Live TV trovate il canale dove siamo in diretta. E rispondevo a quindi Debbie, spero che si veda bene. Ciao Davide, ciao Harley, ciao a tutte le ragazze, ai ragazzi che si sono collegati. Io però non so se avete visto il fuoco, dopo vi sposto la telecamera così vedete che meraviglia stasera, che cosa suggestiva mi ha aiuto. Cos'è? Mi ha preparato una roba un po' brutta, Igor. Non è bellissima. Cioè, è tu non vedi perché siamo esattamente leggermente indifferita sul canale ciò che accade, ma adesso vedrai, di dietro si vede Igor che sta mettendo su la legna sul fuoco, no? E poi adesso fra un po' si vede che arriva di fianco a me con lo spiedone. Mi infilza. Okay. Allora ti ridò tutto. Devi sapere che durante le serate invernali, soprattutto del cowboy ride, lo spiedone è il classico. A una certa ora, quando oramai i cinghiali vanno a dormire, salta fuori lo spiedone. Per metterci chi, se i cinghiali se ne vanno? Cosa ci mettete uno spiedone? Dipende cosa si beve. Secondo me con tutto quello che bevono qua dentro mettono anche sullo spiedone le foglie dei carciofi, le foglie della quercia, quello che trovano. Questa sera la salsiccia. Stasera salsiccia? Sì, tra un po' infissiamo la salsiccia fresca, fatta in casa. Beh. La mettiamo sul fuoco, non so se si vede. No, adesso dopo sposto la tele. Aspetta che scusate, quelli di Facebook non lo vedono, ma adesso provo a spostare la nostra, guardate che meraviglia, ecco, va il nostro fuoco, il nostro focolar. Non so se adesso si vede, abbiamo il focolare, arriva leggermente in ritardo, però vabbè. Giallo, aspetta che devo essere qua e così. Ah, ok. Scusa. No, vai. Visto che parlavate del two step, io dopo vi do gli input, poi vedete voi, anche perché tu avrai le domande alle quali rispondere dei ragazzi dell'altra volta, perché se te le sei segnate, non brava, lo so. Brava, esatto. Bravo. So che c'era una domanda, ma non me la ecco, ricordo. L'altra cosa che invece voglio dire io, la differenza, scusami, perché una volta venendo su con te, con Barbara, che peraltro saluto, mi hai fatto una partner dance. È la stessa cosa del two step? Parlando io. No, è una line dance fatta in coppia, perciò sono tutti passi comandati, come una line dance, che sono passi comandati che uno conosce, si sa cosa bisogna fare, ed è una line dance fatta con la coppia, fatta con la compagna. Ci sono, Gianluti X, tu che sei il selezionatore musicale, ci sono delle canzoni, dei brani appositamente per la partner dance? Oppure no? L'ho fregato. Quello dipende dai coreografi. Cioè questi coreografi sono sempre loro. Madonna. Se il coreografo trova una canzone che gli piace, su cui secondo lui ci potrebbe far bene sopra una partner dance, Igor che ne ha coreografate diverse, quindi sì. Questa parte
Scusa, io sono ignorante, non è da dire che per dire tu sei lì, metti su un brano e Igor dice: ah, bello questo, ci si possa fare una partner dance, vai su e È balli. come nella line dance, ci sono line dance che si possono fare su più musiche e altre invece che Esatto. sono costruite su quella determinata musica. I balli di coppia non sono mai stati approfonditi perché avessero un giro di costruzione di coreografie fatte sulla musica. Non so, forse oltre a me ci saranno altre due o tre persone che l'avranno fatto. E sono perciò delle coreografie di coppia fatte su quelle musiche. Io ne conosco un 5, non di più. Tutti Quindi gli altri balli di coppia si possono fare con più canzoni. Bravo, a posto. perché sono ritmiche. ho studiato! Ha studiato. Barbara, puoi dire la tua. Saluto Barbara che si è collegata in questo momento. Ciao, Però vi guarda che, ricordo. esatto, la Dai, Barbara, dillo tu. vi ricordiamo che la diretta ad oggi è sul canale www.countrylive.it. Country Live TV, Country siamo in Live, diretta sul esatto. sito, è partito il nostro streaming questa sera, è stato un onore per me farlo partire proprio da qui. Volendo, sulla mia pagina c'è il link dove cliccare sopra all'immagine, c'è anche scritto, e vi collega direttamente al video che sta andando in diretta sul canale, in streaming. Perfetto, Anche sulla pagina di Passi e Suoni di Tiziana Sì. c'è lo stesso link. Sì, grazie tesoro. Ciao Daria Vitalba, ricordo anche ai ragazzi, grazie. Ottone degli Ulivi, mi piace moltissimo questo nome. Non so chi è. Aspetta, Esprimiti, dici la tua, dici la tua. beh, già che è qua il nostro Gianluca, potrebbe dare lui spiegazione del prossimo video? Beh, Sì, allora, il ma... prossimo video... Allora, io ne ho, dimmi tu quale vuoi mettere su. Io come primo avevo messo l'ultimo dell'altra volta che non avevo fatto, che è il Turnpike Va Tru. bene, va bene, va bene, va Ti bene, piace? perché direi che visto che c'è Igor lì, io credo che a lui Turnpike Tru vada doppiato abbastanza. Se non ricordo male, lui non c'hai fatto anche una line dance su questa canzone? No, su questa no, su altre Gin l'ultimo. Smoke and No, lì non l'ho ancora fatta, però è una di Lies? quelle. No, Ecco, non lo so però adesso. secondo me presto ce la farai. Ecco, Comunque ho già bellissimo. usato tre canzoni di Turnpike per fare dei balli. Lo so, Turnpike. infatti quando scelte Turnpike le ho scelte apposta, Troubadour. perché so che ti Hai piacciono visto che mi tanto. vogliono Ma bene, dice. ragazzi, è già la seconda canzone che è dedicata a Igor, com'è sta cosa? Posso chiedere una cosa a voi che siete intellettuali? Perché usano dei nomi così difficili quando fanno delle band? Sarà il nome Turnpike? Com'è? Lui allora, te la so Turnpike spiegare bene. sarebbe lo svincolo, eh? Ah, dell'autostrada, cioè gli svincoli del... Esatto, Ah, ok, delle vai. autostrade. E i Troubadours sono quelli che praticamente vanno in giro sono i cantanti che vanno in giro a suonare in giro. Che fanno gli itineranti a Che Minestrelli. se tu avessi girato le due vocali sembrava un'altra roba, no? Che andavano in giro a fare un'altra cosa. Infatti ho detto: cosa mi ha Cioè, mandato? non è che siano scollegate le due cose, dipende da loro, poi non so. Ah, che ognuno può fare. Perfetto, va benissimo così. Allora, Gianluca, sono tutte orecchie, raccontaci. Io direi che intanto ce la sentiamo. Sono i Turnpike Troubadours e questa è Gin, Smoke and Lies. Però dici anche che facciamo contento il boss Igor? L'ho Ah appena beh, sì, detto. l'ho appena detto, dai. Allora, ragazzi, vi lasciamo con il video. Per vederlo, quelli che sono collegati con noi su Facebook devono andare su www.countrylivetv.it, se no non lo vedono perché la diretta è di là e io faccio vedere questo meraviglioso Gianlu TX. Ma ti piaci in questa foto, Gianlu? Qual è? È quella dove sei attaccato Alla rotoballa. alla rotta, è Alla bellissima, rotoballa? Sì. è Sai che bellissima. lì è stata brava mia sorella perché me l'ha fatta lei quella foto lì. È bellissima, fantastica. Io di solito sono foto igienico, ma lì sono venuto anche benino. Allora la Io lasciamo. quella rotoballa che piace a tantissime persone, tra cui anche la Barbara. La Barbara. Barbara è innamorata delle rotoballe. Quando siamo in giro in macchina che viaggiamo, lei fa le foto, lei fa rotoballe. Ok, allora adesso partiamo con il primo video per voi.
E siamo tornati in diretta qui in streaming, il nostro primo ufficiale collegamento in diretta sul nostro canale Country italiano e mondiale, perché sul web ci possono vedere tutti, è gratuito, aperto a tutti, non c'è più bisogno di essere collegati a nessun social, iscritti a nessun social, ma ci potete vedere da tutte le parti del mondo con qualsiasi apparecchiatura, perché sia col cellulare che con... Mi sta guardando male, Igor. No, Allora, sto pensando a quello che devo. sta pensando a quello che devo dire, va No, bene. alla domanda. Ecco, Ma adesso perfetto. siamo in streaming. Adesso siamo in streaming, però provo ogni tanto a torno di là in Facebook per dire alla gente che è su Facebook di venire di qua. Esatto. Va bene, vai. E Torno seria. Bellissimo, siamo qua fuori all'aperto e io posso bellissimo. fumare. No, cosa... Ah, cioè, non ci credo. Cioè, l'ha fatto apposta, capito? Cioè, io sono ancora qui. Secondo te? Cioè, scusate, e ovviamente con noi in diretta al telefono, telefonica, speriamo prestissimo dal vivo, il nostro Giallo TX. Ciao a tutti. Vai. Ari, ciao. Allora, e quindi Ari, può ciao. fumare, hai capito? Io che pensavo, ho capito che lui avesse fatto questa cosa qua fuori, molto elegance, per far vedere che meraviglia c'è Country Road, per invitare tutti i nostri amici a Devo venire. ancora andare a prendere la birra. Tra un po'. Perché non è che ti appoggi via la Gianluca, gente? vigliacca della Sì, Mastella, ho vieni la su. gola secca. Gianluca, Ci manca qualcuno. prendi le ferie per domattina e vieni su. Ti aspettiamo, tanto 2 ore sono lunghe, dai. Sì, un'ora sei qua. Guarda, questa settimana è un macello per me, Ecco. però giuro che presto arrivo. Dai, dai, vieni, vieni, vieni. Siamo tornati in diretta anche sulla nostra pagina Facebook. Ricordo a tutti che la diretta reale questa sera è sul nostro canale Country ufficiale italiano e mondiale. Andate su www.countrylivetv.it e ci vedete, ci seguite normalmente perché finalmente ci siamo spostati. Sappiate che c'è anche la traduzione in diretta, in America ci vedono in inglese, mentre parliamo in inglese. Davvero? No. Ne sappiamo a pacchi, non lo sapevo, ne imparo adesso io, va benissimo. Adesso Giallo ti fa la Giappone, traduzione. giapponese, russo, Esatto, tutto quanto già tradotto in tutte le in lingue. aramaico, Sì. vai, allora Esatto. raccontateci, perché voi, nel frattempo che noi eravamo, voi guardavate questo bellissimo filmato, che adesso Gianluca se vuole può anche dire Ah, qualcosa, guarda, vabbè. Harley ha detto che Troubadour erano anche i menestrelli francesi. Eh sì, perché dopo poi arriva dal francese, visto che comunque anche in Louisiana c'era una buona coglia francese, quindi Troubadour ci sta anche. Ecco. Se, beh, ma un nome sempre strano, questo qui, scusatemi, ho l'orecchio È che un non nome funziona. È un strano. nome strano, io non l'avrei mai usato Troubadour, vabbè, però va bene. Vai, allora andate. Pensa che anche The King, George Strait, ha fatto una canzone dove lui si chiama Young Troubadour. Il giovane Quindi. menestrello, Ah, so anch'io l'inglese, visto? che bravi che siete! Facciamo un corso di inglese notturno. Allora Già vai. lo La fa Barbarina. no, La la Barbara, la Sara, la Sara. Sara. Veramente la Sara lo fa tutte le ore. Io vi saluto, vi ricordo Ad Maiora, il canale ufficiale di Sara Albanese, dove imparate tutte le lingue. Hola. Allora, andiamo Ah, avanti sì, noi. già, dato che ti ho qua, la puntata scorsa c'era come ospite Stefano Bandini, abbiamo parlato della musica. Grande Stefano, sei lì, lavoro su te. Lo salutiamo, se è Esatto, cioè. addormentato da qualche parte. Comunque la vedrà domani la puntata, forse. Vabbè. C'erano parecchie domande, non siamo riusciti a rispondere a tutte. L'ultima domanda che ha risposto, che gliel'ho fatta fare a lui perché era lui che poteva dare una risposta a quella domanda, riguardava i Crazy Bull, perciò come facevano le canzoni Crazy Bull. E c'era una domanda che ho lasciato in stand-by, che adesso mi viene in mente. Ah, sì. Non ricordo chi era, perché abbiamo perso il biglietto con le domande, con i nomi. Che L'ho perso, sì, meraviglia! è Non colpa mia. abbiamo la ge, forse era Adesso l'ho nell'agenda. preso l'agenda. Bravo, Adesso... bravo. La domanda chiedeva perché ad oggi nelle serate country c'è più musica pop che musica country, almeno con delle sonorità che sono più pop che country e tutte le spacciano per country. E io ho detto rispondo la puntata prossima. Però... Dato che c'è Gianluca in linea, lasciamo a Provvidenziale, Gianluca. provvidenziale Gianluca. Questa patata bollente me la vuoi lasciare a me? Aspetta che avvicino il Bravo. microfono in modo che si senta bene Vai, e vai. poi pure rispondere.
Allora, questa patata bollente, grazie Igor, me la lascia. Prego. Allora, io posso solo portarvi la mia esperienza. La mia esperienza erano i primi anni in cui ero dietro la console. Mi metto comodo. Dietro la console a fare il DJ country, in cui facevamo serate dove la playlist era comunque due line dance e un two step o una partner dance, perché comunque si cercava di privilegiare anche il ballo di coppia invece che solo la line dance. E mi ricordo che allora, e stiamo parlando degli anni 99, 2000, 2001, noi fummo i primi ad inserire, come dire, durante la serata, dei pezzi non esclusivamente country per far ballare line dance ritmiche che ci stavano su quei pezzi. Venivo guardati abbastanza male perché facevo questa cosa. Poi in realtà noi lo facevamo perché ancora il movimento non era così, come dire, sviluppato, perlomeno in Emilia Romagna, e cercavamo di tirare, era un aiuto per tirare dentro gente, però noi sapevamo che quello che facevamo in quel momento lì, cioè quei pezzi lì, non erano country, e veniva specificato. Purtroppo, andando avanti col tempo, visto che questa cosa dello specifico della base non country, della, come dire, di gente che dice guarda che quello che stai ballando non è un pezzo country, è un pezzo pop da discoteca, questa parte qua si è persa, e adesso purtroppo il 90, cioè in molte serate non al country road, qui confermo, e anche in pochi altri posti, però in moltissime serate le sonorità sono poco country e molto pop, o addirittura in alcuni casi quasi da discoteca. Me lo passi, Igor, come sì, termine? Sì, lo passo senza problemi. E poi dopo, se poi ci mettiamo anche che il mercato discografico americano per quanto riguarda i cantanti country li sta portando molto più al pop rispetto a una fase tra virgolette un pelino più tradizionale, dopo da lì uno più uno e si arriva a queste serate in cui le sonorità country, quelle tra virgolette gli scotch, che dire vero, ma mettiamolo così, più tradizionali, cominciano a languire. Ma non c'è il rischio di perdere la tradizione? A certo. Forza di, cioè, le nuove leve che arrivano, che sentono queste canzoni pop pensando che siano country, poi piano piano non si perde? E vedi, secondo me poi in realtà esiste un problema di fondo, che siamo ancora in fascia protetta oppure no? vai. Sono i 40. Posso dare? Sì, vai. Aiuto. Allora, no, nel senso che alla fine, secondo me, quello che ha fottuto il tutto è l'accostamento della parola country alla parola line dance. Perché la line dance non è nient'altro che un ballo di gruppo in linea che più o meno facile o più o meno difficile, e con la parola country di fianco, secondo me è la cosa che ci ha un po' fregato tutti. Quindi diciamo che come dici te, Tiziana, c'è il rischio di perdere, se però si pensa al country line dance, se si pensa alla line dance, no, non si perde, cioè, non si perde nulla. Posso fare io il polemico adesso su quello che hai appena detto? Attaccati. Vai. Qui, perché se non ti sento. Ah, sì. Vai. Allora, quando ho iniziato io, invece, c'erano le line dance, erano quelle che hanno iniziato a sviluppare a Vicenza, perciò parliamo dei primi anni 90, fino a 80 e primi di 90, ed erano tutte line dance su musica country, però country originale, cioè country come lo chiamiamo noi, legato più alla cultura, legato alla California, non tanto al Nashville di adesso. E quello che veniva chiamato New Country allora. Esatto, New Country, perciò Garth Brooks, George Strait, Alan Jackson, Billy Ray Cyrus, che era già tendente sì, al pop. E comunque questo New Country ha preso piede, si è potuto sviluppare il tutto grazie alla line dance, e in quel momento era fatto su quella tipologia di musica. È stato poi che hanno continuato a riproporre la line dance con le sonorità più pop, perciò io non credo che sia tanto l'accostamento della line dance quanto l'accostamento della parola
country line dance anziché line dance semplicemente su musica pop. Hanno continuato a fare la line dance con cappello, stivali per riproporre quello che è il country, perché andava di moda come nome, e lo si continua a riproporre come country su delle musiche che di country hanno poco. Questo è quello che vedo io, non tanto la line dance che ha portato distante la musicalità, ma sono state le persone che hanno distorto quel significato, quel collegamento tra una line dance fatta con determinato tipo di musica piuttosto che una line dance non country fatta con la musica moderna. Questo è come la vedo io. E c'è Harley che vi risponde anche. Oh, aspetta che lo leggete, leggo. Questo fenomeno si è già presentato negli anni 30, quando molti old timer si sono affacciati alle nuove sperimentazioni del West, e cioè Western Swing, con strumenti più jazz rispetto agli strumenti tradizionali. Anche questo è vero, però solo in alcune zone dell'America dove si è sviluppata la parte jazz, non nella parte del sud-ovest, ma parliamo di più nel centro, penso io, nella costa est sicuramente, scusami, ovest, in quelle zone là, non dappertutto, perché ogni situazione ha avuto la sua evoluzione in base alle influenze che ha avuto. Però credo anche che sia giusta una evoluzione della musica, però mantenendo sempre le stesse basi. Allora si può dire un country moderno che ha preso qualcosa dal pop, qualcosa dal rock, qualcosa dal jazz. Altra cosa è invece il pop che ha preso qualcosa di country. Sono due cose diverse, perché una base pop che ha messo qualche strumento country, ed è quello che viene proposto adesso secondo me da Nashville, mentre è una base country che ha preso un po' da tutti, quello che sono le linee che vengono portate avanti in California principalmente. Perciò si lascia anche uno sguardo al futuro, ma mantenendo quelle che sono le basi. Dopo non so se mi sbaglio, però questo è un po' quello che vedo io come situazione. No, ma è così, vabbè. Cioè, okay. Sai che a me piace la musica texana, e anche lì poi mi piacerebbe lì, cioè, mi piacerebbe avere Harley qua che ci parla un po' di più di questa cosa, perché via messaggio è sempre difficile. Perciò Harley, se vuoi chiamare, abbiamo il numero di telefono, così ci facciamo una chiacchierata tra Gianluca, io, Titti e te in diretta in quello che è possibile fare. Perciò, prova a chiamarci. Se riesci, da dove? Se non vai a letto, c'è il numero nella in sovraimpressione. E ci puoi chiamare, tanto sei abituato a parlare in radio. esatto. Allora io volevo ricordare che Ottone degli Ulivi dice che la M è stata messa apposta a proposito di tromba ecco, vedi che anche lui vedi? Volevo salutare Vincenzo e la Carmela. Volevo dirvi che, ragazzi, questa diretta che vedete su Facebook in realtà è fittizia, perché noi siamo ufficialmente, finalmente questa sera inauguriamo il nostro canale country nazionale. Ogni per tanto cui sentite Tiziana parlare, perché non sta parlando nel canale che state guardando, ma sta parlando a chi si è collegato attraverso Facebook. Esatto. Quindi sono su Facebook, scusate ragazzi, sono su Facebook, sto dicendo, ragazzi di Facebook, spostatevi sul nostro canale Country Live TV, www.countrylivetv.it. Siamo in diretta lì, siamo partiti questa sera. Vai, scusate. Ok, anzi, adesso finché aspettiamo l'altra domanda, era una domanda ancora della settimana scorsa. Ah, c'è qualcos'altro da dire riguardo alla domanda che di prima? No, io direi di no. Direi di no. Direi che ok, perciò posso finire io, magari. Se no, dopo facciamo cattivi, dai. Sì, facciamo i cattivi, io faccio io il cattivo. Diciamo, per dare una risposta finale, è che l'orecchio delle persone in Italia, in Europa, principalmente apprezza di più una musica con delle sonorità più pop, più battute, più ritmiche, piuttosto che delle melodie fatte con pochi accordi, con poca poca elettronica, diciamo così, sotto.
Perciò, quando si organizzano delle serate, c'è anche il bisogno di far andare queste serate. E se si vuole sfruttare solo la musica country per quella che dovrebbe essere, molti locali morirebbero perché gli appassionati sono effettivamente molto pochi. L'unica cosa che manca sarebbe proprio quella di dare la giusta definizione della musica che si va a proporre, che tipologia di musica, che tipologia di situazione che si sta proponendo alla fine. E io adesso cosa dici? Mandiamo un altro video. Va bene, io E così passo a Loris io DJ. inizio a far da mangiare, No, ma non ho devo parole, riattizzare il cioè non ho fuoco, mi parole, manca la qua. birra o la gola secca. Ecco, Gianluca, ti prego, prendi l'auto e vieni su. Quindi dopo dobbiamo te ridi, ma è una gara dura qua, ma te non c'eri martedì scorso con i bigoli al cinghiale. Per Ma fortuna. guarda, io dico la cinghiale del Canton Road, li conosco benissimo. Sì. Madò, che meraviglia, ragazzi. Cioè, si scioglievano in bocca. C'ho ancora la gocciolina, c'ho ancora la Pensa gocciolina. invece che l'altro DJ che lavora con noi, lui si prende sempre il Cubarol. Allora mi chiede mezzo chilo di Cubarol e quello si scioglie in bocca, è la carne che si scioglie È quello che ho provato proprio. È una carne irlandese anch'io. che va bene, dai. Allora, beh, per fortuna avevo anche scritto nella puntata, questa sera parleremo di qualcosa soft, non Siamo pesanti. partiti con i Siamo. gomma, cioè. Ce la No, facciamo, dai. ce la facciamo. Sì, abbiamo un'altra domanda che era rivolta ai maestri, che mi è arrivata dopo. Era un argomento di 2 settimane fa. E intanto aspettiamo anche qualcuno che voglia chiamare al telefono, se c'è qualche altro coraggioso che a quest'ora vuole far sentire la voce. Esatto, allora vi ricordo che il numero è quello che vedete in sovraimpressione, 392 43 90 818, vi rispondiamo a quello. Mentre per i ragazzi, scusate, mi sposto un attimo su Facebook, che ci seguono da Facebook, è la diretta fittizia, perché adesso mandiamo un video e voi non lo vedrete, quindi spostatevi su www.countrylivetv.it per vedere la diretta reale. Ush! E siamo in compagnia di Gianluti X. E che video mandiamo adesso? Allora, stasera, adesso siamo alla volta di Loris DJ, Italian Country Family. Te l'ha fatto l'autografo Loris DJ a te? Gianluca. Sai com'è il problema? Che io Loris DJ oramai lo conosco più o meno da quanto conosco te, quindi penso che sia mia sorella, Non è mio che. Ho provato a chiedere con Lori se rimaneva sveglio, non mi ha neanche risposto, secondo te. Però tutti mi stanno chiedendo, c'è proprio una raccolta firme, pare, adesso non so chi la stia facendo, del perché non possiamo anticipare un attimo la trasmissione, perché vanno tutti a letto e non la vede nessuno, la vedono il giorno dopo in differita. Tranquilli che tra un po' faremo un'altra trasmissione, dato che c'è il canale, con un altro orario, va bene? Oh, avete capito? L'ha detto lui, eh? L'ha detto il grande capo. Quando lui parla, tutti attenti. Vai. No, Allora. logicamente l'ho appena buttata lì, però la Tiziana ha sicuramente qualcosa in testa. La Sì, conosco. io vado e produco, voi non potete neanche capire. Anche Ah, perché questo posso dire in canale. anteprima, così? Che Vai, dimmi, dimmi. sto organizzando un tour, io e Asso faremo un tour e faremo delle No, già il serate tour mi fa. solo a lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, non il fine settimana, per poter lavorare, stare con poche persone per poter legare un po' di più e toccheremo varie città d'Italia. Ma che meraviglia! Questa la stiamo mettendo su e tra un po' vediamo come riusciamo ad organizzarci e dove andare. Insomma, una volta faremo il tour della costa est, una volta il tour della costa ovest. Tiziana ci verrà dietro. Esatto, ho la mia vita in macchina, la mia vita in auto. Giallo, vieni su anche te perché so che dietro nel baule c'hai tutti i mini drink e faremo delle Asso è nottate. quasi astemio, poverino. No, Asso è astigmatico, non È è astemio, astigmatico, sì. No, ecco, che qua ho capito che quando si passa al country road di astemi ce ne sono pochi. guarda che bella canzone che vedo lì che ha messo. Non so se è quello lì il cantante, però quella è il titolo è sempre una canzone che piace. lo vedrei bene a suonare nel locale di Igor, tutti per Igor. Allora Ah. vado. Adesso io dico il nome del cantante, a parte che li storpio tutti, quindi Gianluca ti chiedo scusa prima di partire. Vediamo, tu del Justin nome. Gate, Justin Gate, Justin Eight. All my best friends. Justin Haig. Lo conosci? Allora,
Questo giovane talento nato in Sud Dakota, cresciuto fra il bestiame nel ranch dei genitori, ma trasferitosi in Texas dopo una breve carriera militare, scapestrato e con molti lati in comune con i vecchi outlaw, esprime per me la prosecuzione del vecchio honky tonk. Poco conosciuto in Italia, anche se anche lui è passato dalla Francia al festival di Crapon sur l'Arzon, è uno dei pochi giovani artisti che ci ricorda il buon vecchio honky tonk con influenze di suolo molto texani. Lo vedrei bene a suonare nel locale. E con questa presentazione là, se non lo conosci, ha reso Gianluca molto curioso. Lo conosci tu questo, Eh Gianluca? sì, Ah, beh, allora. sai che non lo so. Ah, bene. Ah, allora adesso lo Adesso. mettiamo su, ricordandovi ragazzi che sono in diretta su Facebook, scusate, arrivo subito, che siamo in streaming sul nostro canale ufficiale che è www.countrylivetv.it dal quale faremo sempre le dirette d'ora in poi, quindi spostatevi di là. Grazie. Allora, andiamo con Loris DJ che ha fortemente voluto cambiare la foto. Vai, sei bello? Giallo lo Doppio vedi? autografo. Ah, è benissimo, benissimo. E questo è il brano. Io posso andare a far la birra intanto. Signore, sono già preoccupato. Giallo, rimani con Prendo anche me, la te, salsiccia. vero? Può passare la birra per telefono? No, No. ma lui sarà già attrezzato con le sue speciali a casa. Oh, eccomi, arrivata ora a casa. Il martedì sera abbiamo serata, la prima ora me la perdo. Mi fate un riassunto, grazie. Guarda, stiamo partendo apposta col video di tuo marito e siamo in diretta streaming. Se tu vai su www.countrylivetv.it, trasmettendo di là, questa su Facebook è soltanto fittizia. Questa è Tiziana che parla con Marilu, tanto Sì, per scusate, che perché Marilu si è Marilu è arrivata collegata via ora. Esatto. Stiamo facendo partire Facebook. il video di tuo marito. Passa di là perché da qui non lo vedi. Bello, passa di Sì, là, è passo. meraviglioso. Countrylivetv.it e siamo lì, ci vedi subito Perché noi subito. abbiamo Facebook qui e E di il qua lo canale YouTube, streaming? perciò passa Ci di là. manca la radio e siamo a posto. Giallo, fa finta di fare la radio. Come fa Ci sono, finta? ci sono. Andiamo, Vai col andiamo, video. andiamo col video. E siamo tornati qua in diretta, pensavate che ci fossimo persi, ma in realtà siamo qui, ho spostato la telecamera perché vi voglio far vedere ciò che succede qua al Country Road. Questo è Quando quello dice che una cosa, succede alle 2 di notte. quello che succede alle 2 di notte, ma senza Anzi, alle microfono non ti 1 di notte e sentono. mezza, l'una qualora. Ecco, quindi allora aspettate che io bisogna che mi alzo, che così faccio vedere, ho sempre con me Giallo TX e siccome lui non è microfonato, Igor, perché per microfonare lui bisogna che ti faccio altro che... Ecco, non so se si vede Giallo TX che sei con me, sto facendo lo zoom sulle salsicce di Igor. Non so se si Allora, nota... Cioè... ancora no, però ecco quello il Ecco, fuoco qui, vedi il posto. fuoco, la salsiccia di Igor che la Una mia, infilza, una tua. una mia, pure io, ma va là, oh mamma, ma qua si mangia solo. Oh, guarda che se sono quelle salsicce che dico io, quella forse è una delle salsicce più buone che io abbia mai mangiato, eh. Cioè, lui dice che sono le salsicce più buone che lui abbia mai mangiato. Allora bisogna che adesso io però inquadro Igor. Aspetta un attimo che ti appoggio, perché qua è una gara dura stare dietro a tutti. Però Igor, la prossima volta ti prendo direttamente Ecco, guarda che meraviglia, si vede? Si vede? Devo provare Si vede ciò che accade qua al Country Road, ragazzi? Perfetto. Io sono felice perché se vedete una roba del genere penso vi faccia felice anche a voi. Non hai il microfono, quindi se vuoi dire qualcosa ai ragazzi, dimmelo che io lo si traduco chiamano le per salsicce dove c'è il fumo, perché vengono affumicate. te. Ascolta, allora, perché ecco, sta facendo il fumo perché le salsicce devono essere affumicate. Giallo TX, sono Ovvio. queste le salsicce che dici tu? Ecco, Direi di sì. benissimo. Direi di sì. Allora, mentre do il microfono a Igor e ridò il cellulare con Gianluca, Gianluca pesi pochissimo stasera, volevo dire che giustamente, cos'è accaduto? Cos'è accaduto? Mobira! La birra. Allora, aspetta che sposto Igor che è tornato qua fra di noi e ecco, volevo dire, Ciao! ecco, è tornato fra di noi, adesso ritorno anch'io. Volevo dire che, Devi girarla ecco. ancora un po' perché non ti prende. Ah, ma io mi metto vicino qua, Ah guarda, sì? mi metto vicino qua, eccoci qua,
Volevo dire che Ottore degli Ulivi ha detto: ma dato che sono guida, fate il tour in moto, questa è bellissima. L'idea era quella, ma non so se ci sta l'impianto. No, perché siccome devo venire anch'io, bisogna che mi date un sidecar, dove mi mettete a me? Scusate, abbiate pietà, no? È vero? Potrebbe anche essere. Il sidecarino mi ci vuole, il Gola sidecar. secca. Ecco, gola secca e vi andare. No, Allora, Igor, un trike con rimorchio. Igor con rimorchio. Allora, volevo dire No, che un trike. che Sai, cos'è? il trike è la moto a tre ruote. Esatto, È con il tre ruote rimorchio. con rimorchio. A me mi mettete sul rimorchio? Può essere, No, dipende. no, il trike ci sono due persone. Cioè, sono già preoccupata già all'UTX. Oi, Di allora. solito il trike può avere anche tre posti, ci sono anche quelli a 4-5 posti, eh? Ecco, Esatto. sì. Perfetto. Allora, adesso ha risposto quindi Ottone, sì, forse stavano pensando di farla in moto. Volevo chiedere con Gianlutix, facciamo finalmente, visto che ha questa birra in mano, questo tour alcolico qua dal Country Road. Ah sì? No, no, Sì. no, sì, no, sì. Lo vuoi far così diretta? No, vedete voi, allora adesso io attacco anche, guarda, il canale di Facebook. Guarda, il microfono si attacca sul telefono. Allora, l'altra volta l'ho È fatto anch'io bellissimo. con Gigi, Ma io non ci arrivo. però dopo ha fatto sfrizzicorino. Bisognerebbe sentire se si sente, se fa Ecco. Ma interferenza. prova a parlare, Gianluca. Fai come Mi i maestri di sentite? ballo. 5, 6, 7, 8, Hai visto che lo 10. sai? Bene, così adesso qualcuno si potrà rispondere dalla chat e dirci se per caso Si sente si bene o si sente bene o sente se si male? Allora, sente sto male. provando a rimettere su la diretta. Dunque, siamo qua, siamo operativi. Ah, le salsicce! Siamo tornati. Ma dove vai? Siamo, allora, Arrivo, arrivo, è arrivo! successo di ogni, ragazzi. Allora, siamo tornati in diretta anche sulla pagina Facebook per dire a tutti i ragazzi che questa sera la nostra diretta è finalmente sul nostro canale ufficiale che è www.countrylivetv. Il primo canale ufficiale italiano e mondiale, perché è su un sito libero, finalmente non siete obbligati ad iscrivervi a nessun social, ci potete seguire in ogni dove quando volete. La cosa bella qual è? È che noi non siamo soltanto la prima trasmissione sul web, ma anche la prima trasmissione televisiva, perché siamo su Video Brescia ogni domenica sera dalle ore 19:30 per tutti gli amici della Lombardia, che è il canale 273. E in streaming per il resto del mondo, e c'è una grossa novità perché io non mi fermo e la nostra trasmissione andrà anche su Prima Antenna TV, lo dico adesso in diretta, che copre tutto il Piemonte, la Liguria, la Valle d'Aosta. Yeah! A Il posto. lunedì sera dalle ore 23, ne so, sono un caterpillar. Il mese prossimo arriveremo a coprire anche Veneto, Friuli Ah, no, e io mi ci Emilia-Romagna. metto. Gianluca, come la vedi? Come la vedi? Bel colpo, Tiziano, Dal bel cellulare. colpo. Però bisogna che, allora, aspetta, senti che italiano, bisogna che funziona così. Bisogna che ci troviamo tutti in una stanza, la diretta la facciamo tutti insieme. Si spattaccano di più le persone che ci guardano da fuori che noi che siamo O dentro. si ubriacano solo a guardarsi, non so. Gianluca, di Se ci metti qualcosa. tutti insieme Ma nella stessa no, stanza. giusto una domanda, ma è compresa anche la cura psicologica per chi ci guarda? Secondo me chi ci guarda soffrirà di una grande patologia, la felicità, l'allegria e il divertimento. Ah, è la salsiccia. Allora, parliamo delle salsicce di Igor. Ah sì? Perché, sì, Perché? allora, Allora, come perché voi funziona? eravate collegati in diretta sul nostro canale streaming ufficiale, avete seguito tutto. Su Io Facebook credo. eravamo fermi, vi siete persi il montaggio, che è una cosa, Ah sì? è una Non... cerimonia sacra e storica, vero Gianlutix? La preparazione della salsiccia e l'infilaggio della salsiccia. L'infilaggio. Non è Ma lì, che... è Igor l'esperto. Stiamo parlando di salsicce vere, c'è il fuoco. Aspettate, Esatto. aspetta che sposto, che questo è più facile da spostare. Vedi, c'è il fuoco e ha messo a cuocere le salsicce davvero. Noi dopo stasera mangeremo le salsicce. Tra un Allora, po', 20 minuti sono pronte, forse anche meno. quindi secondo me Debbie, Harley, Ottone degli Ulivi, se venite in qua, magari c'è qualche salsiccina anche per Debora, ci voi. vuole un mezz'oretta, 6-4, dai. Perché è sempre la Debora da Napoli, Sì. vero? In Perfetto. pratica, qui al Country Road, Con cosa un filo di succede? gas, con un filo di gas. Al sabato, al venerdì, Eh? quando facciamo la serata, cosa ci siamo inventati? All'inizio era con il whisky, sulla spada si metteva la pancetta per
da fare affumicata per gustarla con il whisky affumicato. Esatto. E aveva preso piede, era buona, allora era molto fine, sì, questa cosa fine, del whisky che, col ditino su, sì, dopo, siete, sì, col ditino dopo su. Vi siete persi, perché la no. salsiccia è comune, è una roba comune da, no, è che no, la salsiccia ci vanno 20 minuti voluti per cucinarla, perciò nel tempo che si cucina sono due whisky che vanno via circa. E e funziona così: la gente si ordina qualcosa, aggiungendo 2 euro gli si dà la spada, quella che avete visto, la salsiccia, e si arrangiano. C'è il fuoco, vengono qua il sabato sera, il venerdì e il sabato. E allora succede che dentro c'è musica, fuori sulla pista esterna c'è musica, e intorno al fuoco si parla, si discute mentre si cucina la salsiccia, e le donne ballano, gli uomini bevono, a volte si fa anche il contrario. E quindi viene fuori che le donne continuano a ballare da sole, no, gli uomini fa anche il contrario, che le donne bevono, esatto, e gli uomini ballano. No, ah, ecco, no, perché dice gli uomini guardano le donne che bevono. Gli uomini guardano le donne che bevono dopo aver ballato. Bellissimo. Dopodiché e non si sono fa un neanche miscuglio. Le due. E viene, è bello. È bello. Sì, una cosa Giallo simpatica. Tix, siccome hanno detto che è il venerdì sera, c'entri anche tu col cowboy ride. Esatto. Ah, sì. esatto. Non ha neanche tentato di difendersi, ha detto proprio esatto, subito così. Neanche no, no, guarda, certe cose non bisogna difendersi, bisogna costituirsi ed esserne fieri. Sì, colpevole. Esatto. Che disgraziati che siete, una roba oscena. No. Vabbè. Ma dopo aver fatto tutta questa polemica, chissà cosa verrà fuori sulla musica, ne facciamo qualcun'altra. Vai con le polemiche, vai. No, dimmi. Non so. No, dai, vuoi farne un'altra alle 1:15 di notte? No, dai, lasciamo stare la polemica. Aspetta, niente un attimo. Polemiche. Allora devo tenere Giallo, sì. Tix, il microfono di Igor, adesso spento Giallo. Vi ricordo che siamo in diretta su Facebook provvisoria, perché in realtà la diretta reale da questa sera ufficialmente è sul nostro canale in streaming www.countrylivetv.it. quindi per chi è su Facebook e ci sta guardando, gli amici che non vedo i nomi, spostatevi su www.countrylivetv, perché siamo in diretta là, non potete vedere questi meravigliosi videoclip che stiamo passando. Oh, posso dire un'altra peculiarità del fuoco che c'è qui? Yes, per cucinare le salsicce. Se, ha detto Debbie che sì, Napoli è dietro l'angolo. Sì, esatto. In pratica c'è il fuoco. Vai. Fuoco scalda lì. Lì non so se l'avete visto, è pieno di sassi intorno al fuoco. Sì. Dentro, in mezzo ai sassi, c'è la pietra qui dei Colli, che è una pietra vulcanica, una specie, un tipo di basalto. E questa pietra rilascia un suo gusto particolare anche per la carne quando la cucini. In pratica, noi scaldiamo molto le pietre. Appoggio le salsicce sopra le pietre, che prendono anche un po' il gusto di queste pietre, ed è un gusto, un'aggiunta in più alle salsicce. Bisogna provarle. Questa, secondo me, è di risposta al fatto che il signore dell'altra volta non mi portava le mozzarelle. È il marito della Debbie! Debora! Allora, tuo marito non mi porta le mozzarelle. Benissimo, e noi ci mangiamo la salsiccia. Ah, vabbè. Però ci portano i babà quando vengono a trovarci. Amore. Poi secondo me si ricorderà di portarti le mozzarelle. No, veramente, da quello che mi ricordo io, l'ultima volta ha detto che farà un video mentre si mangiano, esatto, le mozzarelle. Cioè, sì. Capito Gianluca? Che tristezza. Cioè. No, l'ho vista in differita con la puntata, infatti io stavo ridendo quando vi cioè, fissarsi addosso da ridere. È più la roba che ci dicono, capito? Che noi cerchiamo di essere seri, ma non conta. È come la mia mamma quando ero piccolo. Cioè? Se fai il bravo ti porto a vedere che mangiano il gelato. Cosa vuol dire? Mi diceva così. Soldi non ne avevamo, e allora mi diceva: se fai il bravo ti porto a vedere che mangiano il gelato. Bellissimo. Allora, questa dopo la dedico a Paola, perché tua sorella ogni volta al giorno dopo guarda e la commenta. È bellissima, perché me la commenta nei punti strategici, per cui a me, per capire il commento dov'è, mi tocca riguardarmi la puntata pure io. Ciao.
Sembriamo un po' i Muppet Show. Cioè, io non mi sono mai riguardato la puntata, sai, tanto me la racconti tu. Ecco, io invece sono bravissima, sono lì già al dovere. Ogni volta quando finisco da qui, che smonto tutto, che torno a casa mia, che ci vuole un'oretta, mi riguardo tutta la puntata per vedere se è andata bene come audio, eccetera. Però ti posso assicurare, tutte le volte che arrivo a casa sono piegata in due, che mi scompiscio dal ridere. Però io ho sempre anche le curiosità, no? Anche se non guardo le puntate, poi gli chiedo: ma com'è andata? Ma c'è stato gli ascolti? Com'è andata la volta scorsa? Allora, la volta scorsa è stata una roba meravigliosa. Abbiamo toccato, siamo arrivati a 667 visualizzazioni singole. Vuol dire sono singole, non erano in due a guardare, erano uno da solo. Vuol dire che ma no, non era uno che l'ha riguardata più volte. Insomma, Gianluca, per favore, salvami tu. Esatto. Vuol dire che praticamente 667 persone l'hanno guardata singolare, bellissimo. La puntata è non 10 secondi alla salute, e la cosa più bella è che è stata in oltre 2500 pagine, per cui magari la gente se la riguarda è altro. Poi mi hanno spiegato, anche per questo che ho fatto lo streaming, perché così ho poi le mie gestioni delle mie statistiche, che alla fine di tutto io faccio il conteggio, ma faccio il conteggio di quelli che conosco io. Se qualcuno si è collegato, che ne so, alla tua pagina che hai condiviso, o a Giallo che ha condiviso, io quelli non li vedo. Ecco. Perciò solo quelli che vedrai. Quindi alla fine chissà quanti l'hanno vista, però quella della volta scorsa è stato un successone. Bene, siamo contenti. Per me è stato il bigolo. Il bigolo. Che anche, uno si anche ieri, il bigolo della Belen, ma che il bigolo della Belen, il bigolo al cinghiale del country road. C'era una combo, bigolo bombolone. Ieri al lunedì ho il corso di ballo. Madonna, c'era... E prima del corso, di solito, qui cosa facciamo? Tutti quelli che vengono al corso ci diamo il turno, uno porta da mangiare una cosa, chi un altro. Allora ogni sera c'è chi fa la rossa, la volta dopo c'è chi porta il pasticcio. Ieri ma che carini! Ieri abbiamo fatto il bigolo. Ho fatto io qua, allora toccava a me, ho fatto il bigolo al cinghiale. Non riuscivamo mica tanto a ballare dopo. Ma sì, ho fatto una fatica a fare il corso. Ma ci credo, ma... No, no, guarda che Ottone ci ha fatto la fotografia delle mozzarelle. O dei babà. No, I babà! Cioè, non ci posso credere, ma Ottone, ma allora, ma... Ma è una roba scena. Forse Ottone degli Olivi, ho capito, dovrebbe essere... il marito della Debora, Max, disgraziato, perché chi gli viene in mente di fare una cosa del genere? Ma sapete, c'è la Debbie che ride, che si schianta, che poi mi viene da chiedere: ma siete in casa insieme con due computer diversi, perché oppure vi passate? No, perché no, allora lui è in bagno col cellulare o no, col computer. Ah, ok, in bagno col computer, perfetto. Lo faccio anch'io ogni tanto. Ecco, lei è in cucina col cellulare, benesso. Sì. Adesso vediamo se ci rispondono e poi dopo vediamo cosa ci dicono. Vabbè. E quindi avete fatto il bigolo al cinghiale. Sì, abbiamo fatto il bigolo al cinghiale. Fantastico, meraviglioso. Allora, devo cambiare. Aspetta che deve cambiare, aspetta che mi dà tutto. Le giro. Gira le salsicce. Allora, scusate, torno seria. Siamo qui dal Country Road in diretta con Igor Pasine al telefono con il grande Giallo Tix per dirvi che stiamo attendendo la salsiccia che si sta bruciando. Allora, ha preso fuoco la salsiccia, benessu. Volevo dire in flambè. Allora, volevo dire ai ragazzi che si sono collegati su Facebook, scusatemi, è la salsiccia, di spostarvi sul nostro canale ufficiale, perché finalmente siamo in diretta, e vi spostate su www.countrylivetv.it, c'è anche lì la chat per poter parlare con noi, e vedete tutto, perché nell'altra c'è la videata del fuoco di Igor. Posso farmi una sigaretta in diretta? Ma uffa! La Barbara non vuole. Barbara, di qualcosa. Me lo dirà domani quando la vedi differita. Ascolta, volevo dire, hai visto che hai ragione, ci hai preso che è suo marito, perché la Debbie è lì che ride. Che disgraziati, va. Allora, Giallo Tix, cosa ci racconti? Eccoci. No, volevo finire. C'ho ancora domande io. Mentre fai le domande, volevo finire, ma voi avete visto la lacrima che è scesa dall'occhio di Stefano Big Man Bandini quando gli è arrivato davanti il vassoio col bombolone?
Cioè, io non pensavo che si potesse avere una reazione di questo. Stiamo. No, ascolta, no, no, scusate, questa cosa ve la devo dire. Cioè, la Debbie, siamo stesi a letto insieme, ognuno col suo cellulare. Grandi. Gli mandiamo noi una confezione di mozzarella, gli mandiamo noi una confezione di che? Non lo so, no, cioè. No, sto a dormire a lettuccia, ascolto dal ciel di Debbie e vi scrivo dal mio. Li voglio conoscere. Mandatemi la foto. Mandatemi la, fatevi un selfie, mandatemelo per Ma bella la favore. bestia. Ma no, No, poverino. no, dai, che scherzo. Ma guarda te cos'è. Vai. Allora, andiamo con sì, le domande. No. vado con le domande. O, no. No, c'è Il bombolone. No, va bene, vai. bombolone. Vai. No. C'era una domanda Seria. seria, vediamo. Allora, lo conosce un certo Gianni da Reggio Emilia? Gianluca? Gianni da Reggio Emilia. Sì, perché a me mi mandano le domande, scrivono il nome, però non mi mettono il cognome, mi mettono la città. È perché tu li devi conoscere Gianni da tutti. Reggio Emilia non ti dice niente. Ok, niente, rimane Ma anonimo. magari lo conosco anche. Sì, esatto. Allora, facciamo così. Quando mi fanno le domande, io vado a rispondere per quella che è la mia esperienza, per come vedo le cose. E molte volte le domande che mi pongono è anche su quello che io tratto, perciò sull'ambiente di ballo, sull'argomento dei maestri e via dicendo. Perciò riesco a dare una risposta che ha un suo percorso, che ha perciò un suo iter di percorso, che vado così a dare una motivazione plausibile per quella che è la mia esperienza. Gianluca, se noi gli chiediamo qualcosa di maestri di ballo, non ne saprebbe assolutamente niente, se non quello che vedi in giro, perché non penso che tu abbia approfondito il discorso di quello che dovrebbe essere un maestro di ballo, vero Gianluca? No, perché alla fine non me ne è mai interessato nulla. Esattamente. Perciò, Ma non per cattiveria, perché non sa sì, no, ma è nulla. normale, perché è logico, insomma, non, sei un DJ, mami una determinata musica, non vai a ballare, a fare le line dance o tutto quello che può essere, perché sei già Esatto. impegnato e vivi il country nella tua maniera, che è un'altra cosa. Perciò, a questa domanda, prima la faccio a te, perché tu da esterno potresti dare un tuo pensiero, ok? Io poi invece vediamo quale potrebbe essere la differenza dall'altra parte, un pensiero dato da... Ti ho preso in contropiede? No, 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 vai, Ok. vai, vai. Chiede questo Gianni, perché tanti maestri e perché tanti diplomi? Ecco, se tu da esterno, che non hai sentito niente, la percezione che c'è di questa cosa, che cosa risponderesti? Quale potrebbe essere la tua motivazione in base alla tua esperienza? Allora, dovessi dare una risposta telegrafica mi verrebbe da dire business. Business, ok. Dovessi dare una risposta un pelino più articolata è che ognuno ha bisogno di farsi il proprio orticello e avere i propri 15 minuti di celebrità, come diceva Andy Warhol. Beh, è proprio polemico oggi il nostro DJ, No! eh? Beh, minchia. No, perché allora, mettiamola così, allora, io il country lo vedo come una passione che deve unire. Nel momento in cui ci sono più sigle, più scuole, più... già lì non unisci, dividi. Con me sfondi una porta aperta, con me sfondi una porta aperta perché io sono quella che... vai, vai. Cioè, quindi le cose devono, le passioni devono unire. Nel momento in cui c'hai qualcuno di una scuola che si separa e si mette a fare il maestro, secondo me il senso del country lì è già perso. Ti faccio una domanda. Vai. Tu vivi il country con quella che è la musica di un certo tipo. Sei appassionato e conosci tutti i cantanti e li studi anche, cerchi di e rimani aggiornato su tutte le ultime musiche. Ora, Esatto. e di line dance ti interessa poco. Esatto. Ok? Invece una persona che è appassionata di line dance è aggiornata su tutti i balli, tutto quello che viene fuori, quello che c'è da proporre, da ballare, quello che gli può piacere di più a gusto personale, giusto? Voi due persone di questo tipo, possono andare avanti e lavorare con lo stesso fine? In teoria sì, uno guarda la musica, l'altro
Scusami, esatto. Ti sta venendo il fumo addosso? No, no, ormai fra fumo e sigarette e salsicce non si capisce più niente. Andate okay. avanti, mi interessa. Volevo dire a Vincenzo che siamo di là sul sito in diretta ufficiale. Vai. Ok, ora mettiamo che tu sei una persona che quando parla spiega con calma, con tranquillità e via dicendo. Quest'altra persona uh-huh. invece è un po' di poche parole, non spiega con tranquillità e salta subito al dunque, perché caratterialmente così ci sono tante persone di questo tipo. Lavorare sì. insieme può diventare difficile. Difficile. Giusto. Però può anche diventare stimolante. Perché può diventare stimolante se c'è l'intelligenza di capire che la diversità può essere complementare, cioè io faccio una cosa, tu ne fai un'altra, vediamo dove ci sono dei punti in comune e dove uno va avanti per la sua strada senza interferire con l'altro. Perciò inizia esatto. ad esserci un colloquio, ok? E si può iniziare a lavorare in una determinata maniera. Io e te ci siamo conosciuti e ho fatto questa proposta l'anno scorso di poter lavorare insieme, dove eravamo già entrambi direzionati su una via, perciò io su quella che è il ballo principalmente, anche amante della musica, ma non sono un esperto come puoi essere tu, perché sono più su quello che riguarda il ballo. Però conoscendo quello che fai tu e sapendo quello che faccio io, ci siamo trovati, conoscendo a vicenda quello che siamo, abbiamo trovato un punto per andare avanti di comune accordo, perché sappiamo e ci conosciamo. Due persone invece che iniziano, non sanno assolutamente niente, si propongono di fare determinate cose insieme, ok, e poi salta fuori che una persona mira di più a fare una cosa diversa dall'altro, ecco che iniziano ad esserci delle divergenze, ad esserci degli scontri. Noi con il nostro gruppo dobbiamo andare a vedere. O si prendono subito o si uccideranno in eterno. Esattamente. Quello che c'è ad oggi, in modo che, cioè il motivo per cui tanti si dividono, è che all'inizio tutti dall'entusiasmo sono spinti a fare una cosa unita, dove tutti sono insieme, dove lo spirito unisce, lo spirito che può essere country, può essere latinoamericano, può essere qualsiasi cosa, tende ad unire, ma poi più si va avanti più viene fuori la personalità di ogni individuo. E quando queste differenze vengono a galla, ci sono due modi per affrontarle: o hai talmente esperienza di condivisione con gli altri per capire come poter condividere queste cose, o dall'altra parte non se ne parla sperando che le cose si aggiustino, invece un po' alla volta vanno sempre a degradare finché si arriva a un punto di rottura, perché si è arrivati troppo tardi. È quello che io vedo in tutti quanti i gruppi che si dividono. Perciò non è che ci sia uno più cattivo, uno più buono, uno più bravo, o uno che vuole interessi, uno che vuole, sono tutte personalità diverse tra di loro che a un certo punto esplodono. Vedono questa diversità e vogliono farlo per conto loro, per conto proprio, senza trovare una strada di comune accordo per andare avanti armonia. Ce ne sono. Funziona così nei rapporti umani, anche ad esempio di coppia. Cioè. Esattamente. Poi il discorso di fare le cose insieme sono quelle che creano più giro. Tu non fai parte di nessun gruppo, giusto? No. Ma nel momento in cui noi abbiamo messo la parola cowboy ride per creare qualcosa, vabbè, lì dopo si è già creato un gruppo. Esattamente. Noi non siamo un gruppo di fatto riconosciuto, ma abbiamo messo un nome a un'iniziativa che due persone collaborano per portarla avanti. È già un gruppo. Tu puoi dire io faccio il singolo e non faccio aderenza a nessun gruppo perché non mi piacciono queste determinate cose. Però da solo farai quello che puoi fare da solo. Insieme a qualcun altro, come dicevo prima, è una passione, devo unire, non dividere, quindi esatto. Se dopo si trova persone con unità di intenti, meglio anche. È anche piacevole creare, esatto. Voglio dire. Sì, io sì, trovo sì. giusto che ci sia quell'individualità, creare tanti gruppi, tanti modi di fare, tanti modi di vivere il country. Quello che manca, secondo me, è la possibilità di colloquiare, di parlare, di condividere queste determinate cose dandogli un senso, ognuno nella sua strada, ma di comune accordo, sapendo che una persona fa una cosa diversa, uno ne fa un'altra, uno un'altra,
e sapendo, conoscendoci e tutto quanto, però lì serve l'intelligenza e l'essere Accettazione, umano comprensione e è carente di queste accettazione, cose. invece no, no. Ok, l'esperienza ti porta ad avere più possibilità nel capire queste cose e portarle avanti. Io di errori ne ho fatti tantissimi. Chi è che non ne ha fatti? Esatto, passando attraverso gli errori impari, cresci, ti evolvi. Se hai qualcuno che ha già fatto questi errori, come posso essere io, e qualcuno si trova nelle situazioni che ho già vissuto io in passato, mi chiede consiglio, ecco che magari questa persona potrebbe evitare di ripetere lo stesso errore, però bisogna vedere se si fida di quello che vado a dire. È un po' l'eterno. Potrebbe farne anche di diversi e di peggiori. Esattamente. Potrebbe anche essere che in quella situazione che sembra similare, fare quello che ritengo giusto può essere peggio, perciò non si sa mai. È giusto che ci siano tanti gruppi, secondo me, perché le personalità sono veramente tante, il modo di vivere il country è vastissimo, il modo di sentire la musica è diverso per tutti, e via dicendo. Quello che manca è l'informazione per capire quello che stai facendo. Perciò una persona, se vuole fare il maestro, se vuole fare il DJ, se vuole fare il capogruppo, se vuole fare il coordinatore, se vuole organizzare feste, dovrebbe andare ad informarsi, sapere che cos'è quella musica, che cos'è quella festa, che cos'è quel mangiare, quante persone servono, che cos'è, di qualsiasi Aggiornarsi. cosa dovrebbe essere un esperto per poter essere un punto di riferimento. Se sei un punto di riferimento senza essere esperto, i tuoi errori li faranno tutti quelli che ti seguono. Ed è un po' al giorno d'oggi quello che dicevi prima, la voglia di emergere, senza esperienza, senza Preparazione. preparazione, che porta a tutto quello che ci troviamo adesso, come ambienti di inimicizie, ma in generale un po' dappertutto. Perciò Sì, va, quello che posso consigliare alle persone è che solo l'informazione, il studiare, il continuare a tenersi aggiornati, il vedere altri punti di vista, non solo quelli che la pensano come te, bisognerebbe proprio andare a vedere i punti di vista di quelli che la pensano diversamente, capirli per poter dare un senso a tutto quello che c'è che ci circonda. Allora si riesce anche a convivere molto più facilmente. Che bello, faccio il Ma fa il filosofo. filosofo stasera, ma adesso qui Niente. che lo sto No, guardando non so allora, se sia stata la no, ma io sigaretta o sono. la birra. Gianlu, cosa devo Niente. dire? Aspetta che No, bevo. sai che io sono perfettamente d'accordo con lui, anzi, mi sono accorto di avere avuto un'apertura di vedute nel momento in cui ho cominciato a frequentare serate diverse, che sono andato a vedere cosa facevano da altre parti. E dopo ho capito che ognuno a suo modo, all'interno di quello che fa, ci mette la propria passione. Che poi sia congruente con la mia o meno, quello è un altro paio di maniche, però ognuno ci mette le proprie passioni per fare certe cose. Ecco che qui arriviamo alla risposta che ci ha fatto Gianni: perché tanti maestri e perché tanti diplomi? Perché ognuno vive, almeno adesso ritorniamo in quello che è proprio country fine a se stesso, perché qui si parla di una domanda rivolta a chi prende un diploma da maestro di ballo country. Ce ne sono tanti perché ognuno ha la sua visione, ognuno. Di quelli che hanno iniziative, di quelle che persone che vogliono fare un qualche cosa, che sono intraprendenti e che hanno tempo e possibilità da poter investire su questa passione, cercano di capire, di studiare e di portare quella che è la loro esperienza agli altri. Sicuramente c'è anche chi non ha esperienza, vuole diventare subito maestro. Per poter farsi vedere, però sono anche quelle situazioni in cui si affronteranno altre tipologie di problemi, legati all'inesperienza, legati agli insuccessi, legati a determinati fattori che ci si incontrerà lungo la strada. Però più corsi ci sono per diventare maestri, più persone vanno a frequentare questi corsi. Se i corsi sono fatti bene, più le informazioni vengono date a queste persone, più si riesce a creare consapevolezza e più si riesce a dare un'informazione perché la gente possa anche avere un'idea su che direzione si sta andando, che direzione prendere, che tipo di stile di ballo, che musica si sta ascoltando, tutta una serie di cose che non fanno altro che aiutare questo ambiente. Altra cosa, ci sono dei maestri di ballo. Lui è diventato maestro di ballo, lui anche. Perché l'altro non può diventarlo? Perché una persona non può diventare un maestro di ballo?
tutti quelli... dipende dalla se ha voglia di farlo. Esatto, tutti quelli che fanno, se ha voglia di mettersi in gioco, tutti quelli che fanno un esame per diventare maestri e prendono il diploma, si mettono poi sul mercato, diciamola così a parole spicce, per creare il loro giro d'affari o per portare avanti quella che è la loro passione o per creare, che ne so, il loro, per conseguire il loro obiettivo. Poi, se una persona lavora male, bene o male, creerà una situazione che non avrà strada, non avrà percorso, seguito, si ferma da sola e si fermerà. Perciò sono situazioni che a se stesse finiranno. Ci sono altre persone che diciamo non avrebbero la capacità sotto alcuni aspetti di fare il maestro di ballo, ma hanno delle peculiarità che li rendono attraenti agli altri e riescono comunque a lavorare lo stesso, e perciò sono dei valori aggiunti alle persone che, se continuano ad andare avanti, prima o poi arriverà anche quell'esperienza che li fa maturare e via dicendo. Ci sono altri maestri che creano un gruppo, che quel gruppo là non mi piace, è giusto mantenere delle distanze o trovare quei pochi punti di in comune accordo per poter continuare a collaborare. Perciò ritengo giusto che ci siano tanti diplomi per poter dare la possibilità a tutti di esprimersi in una determinata maniera, almeno quelli che vogliono provare questa strada. Poi dipende dal diploma che uno va a prendere. Se uno viene a fare il corso con la nostra associazione, non tutti prendono il diploma e non tutti lo mantengono nel tempo. Altre situazioni basta pagare per mantenere il diploma, e quello lì è un rischio che effettivamente, non essendo dietro le quinte, non conoscendo tutti gli ambienti, è difficile capire. Penso di aver dato risposta a Gianni. Gianni, se ci sei, batti un colpo. Perché non ti vedo da qui. Volevo ricordare a Vincenzo De Namles, un bacione grandissimo anche a Monica, a tutti i ragazzi che ci seguono da Facebook, scusate perché sto guardando quest'altro monitor, di spostarsi. È caduta la linea con Gianluca. Cacchio, le salsicce. E le salsicce, di spostarsi sul nostro sito, che è www.countrylive.tv.it, perché da questa sera abbiamo inaugurato la diretta e siamo in streaming. Cercheremo di fare sempre... Si è bruciata la salsiccia, la diamo a Giallo la salsiccia che si è bruciata, perché saremo d'ora in poi sempre in diretta di là. Questo è nato per esigenza, per tutte le persone che mi hanno sempre fermato dicendo: non sono iscritta a nessun social, non riesco a seguirvi. Benissimo, quel canale www.countrylivetv.it è un sito aperto a tutti, gratuito, potete seguirci in ogni momento. Quindi a posto, bene, adesso è tornato. Sì, io adesso preparo le salsicce e noi mandiamo un video. Allora, noi mandiamo un video. Volevo dire che adesso io però sto provando a richiamare Gianluca, ma deve anche andare a lavorare sto poveretto. Di segreteria telefonica. Segreteria telefonica. A posto, benissimo. Allora, video, mandiamo il video. Mentre aspettiamo che il resto della salsiccia, torniamo a parlare di DJ Renegade. Ok. Va bene? Allora, Blake... Eccolo, è tornato Gianluca. Gianluca, mandiamo un video, ti richiamo dopo. Ah, ok. Ok. Allora, ma stai ancora alzato? Gianluca, oppure devi andarsi a letto, alla sveglia alle 6:15. No, io dai, mi sa che adesso mi saluto, perché sennò domattina non mi alzo più. Poverino. Ok, allora facciamo così: mandiamo un suo video, così se lo spiega, e poi lo salutiamo. Allora, cosa vuoi fra quelli che mi hai mandato oggi? Green River Ordinance, Dear Music, Cameron Nelson, Drew Kennedy, quale vuoi? Dai, facciamo Cameron Nelson. Così, ah, lo volevo anch'io, no? lo volevo anch'io. Disgraziati. Cameron Nelson, non te lo leggo, perché tanto lo presenti tu, vai. Allora, diciamo così, questo video lo vorrei dedicare a Renegade, visto che lui mi ha dedicato Keith Urban la settimana scorsa per un vecchio discorso che avevamo fatto una volta io e lui. Direi che lo ricambio con un artista che so che a lui piace molto. Lui è Cameron Nelson, e diciamo così, se si fonde il Texas Country con un po' di rock and roll, si ottiene Cameron Nelson. Diciamo che a 13 anni lui già suonava sui palchi, suonava il basso sui palchi nella band del padre. A 15 anni era in tour con Gary Stewart a vendere il merchandising, da cui ha colto come intrattenere il pubblico, e da lì la sua scalata e il suo studio non si sono fermati
e adesso ci regala queste cose qui, come questa Little That We Are Living On. Bestio, che storia! Hai visto? Tutta che gente che si fa da sola. Con i brividi. Con questo video ti salutiamo, Gianluca, grazie, e grazie Gianlu. Mille della compagnia. Grazie di tutto. Grazie davvero, a voi, è stato un piacere. E grazie. A presto lì dal vivo. Dai, magari, grazie. Ciao, un bacione. Ciao. E adesso rimettiamo su la nostra meravigliosa foto di Gianlu TX per partire col brano da lui indicato adesso. Buona visione. E siamo tornati qui in diretta dopo il video di Gianlu TX. Grazie di nuovo Gianlu per essere stati con noi in questa bellissima sera. Di fianco a me ovviamente la poltroncina di Igor è vuota. Guardate che meraviglia. Adesso mi devi dire dove hai... Ah, pensavo avessi fritto anche il microfono. No, ce l'ho ancora. Allora adesso ovviamente ci vediamo, spiega. Allora, innanzitutto ti volevo dire che la Debbie hanno fatto il selfie, e il selfie più bello loro hanno mandato il sedere del gatto. Ah beh, giusto. Che si chiama Swivel. Conosco. Ok, bene. Ah, conosci anche il gatto? Sì. Benesso. Allora, adesso ci dici che cosa stai mangiando e come mai è country. Country, è cibo. È cibo. Il cibo è country, certo. È carne, che se no mi fa ridere. Questa è tua, assaggia. Ha detto di no perché se no si sporca la bocca, dopo non può più parlare, vi dicendo. Cioè, in diretta, e capito? Perciò adesso a provi. Parte che ho rivisto il video dell'altra volta, con i beagle li avevo in ogni dove, ecco. Quindi... Allora, questa è la salsiccia di Doveva lasciarla intera per morderla, però si è bruciacchiata perché parlando ha preso un po' di... Però allora, quella lì dovrebbe essere buona. Allora, questa qui, grazie. Questa qui venite tutti i venerdì e i sabati qui al Country Road, che vi danno la spada con la K e voi sferzate la vostra salsiccia su quel fuoco, perché lo vedete che il fuoco bello che c'è? Fa sentire? Ne ho messo su un'altra perché questa era un bucciacchiata. E che buona! Madonna! Scusate, ma... Gianluca, hai ragione, è spalata! Cioè, beh, è strano che non sia ancora venuto Django. È buonissima fatta così. Ah, Django è bravo, non viene. Ma vedete, questa qui è una parte bruciacchiata, non so se si vede. Ma non ho capito, quindi la pietra lavica che tu dicevi che hai? Anche la carne, il tipo di carne, non tutto un insieme. No, perché adesso io volevo... Scusate, non ho capito bene, scusate. Ottone, è buonissimo, come le tue mozzarelle. Siccome prima buona, adesso finisco di mangiarla, poi dopo vi dico due robe. No, due di numero. Siccome ha detto Ottone che voleva le la soppressa, non le mozzarelle. No, soppressa non ci ho finita quella di casa. Beh, ragazzi, anche la salsiccia, Ottone e Debbie, quando venite la prossima volta fatevi fare la salsiccia da Igor, perché è una roba eccezionale. Col cacchio ve la fate, c'è il fuoco, c'è la spada, vi arrangiate. No, capito. Vabbè, dovrai pur Piove. Ah no, non piove, il fuoco. No, in effetti è vero. Allora, siamo in una... Vedete che bei pertugi che mi mette ogni volta Igor per farvi vedere tutti i vari angoletti di questo meraviglioso honky tonk. Che mi viene da dire, io dico sempre honky tonk, ma in realtà l'honky tonk è tutto o è soltanto il bar dentro l'honky tonk? E quindi fuori è il parco attorno all'honky tonk. Allora, honky tonk è dove si suona, è quello dei film vecchi western dove c'è il pianista che moriva sempre. Io non ho mai capito perché hanno ammazzato tutti quei pianisti. Ha a che fare col piano. Ha a che fare col piano, vai. Non c'ho la bocca appena, dove? Ah, va là, così impari. Prima mi dà la salsiccia così non mi fa parlare a me, capito? Adesso, ciao Marilu, che ti sei collegata. Allora, vai. Io volevo far provare a partire... Spiega. Volevo far provare a partire un'altra diretta, mettendogliela proprio in bocca. No, scherzo, vai. Allora. Vai. Honky Tonk, forse l'avevo anche già detto in qualche puntata. La prima volta che è comparsa la parola Honky Tonk è stata alla fine del 1800, da una rivista... New York Times, non mi ricordo. Ah, pure, quindi una rivista blasonata, direi. È arrivato giornalista che è andato in Texas, in confine tra il Texas e l'Arizona,
e doveva fare un articolo che spiegasse lo stile di vita in quelle zone. Ok. Allora, andare nelle fattorie era troppo lunga perché da una fattoria all'altra c'erano circa 2 giorni di viaggio. Ah, perché sono Sì, non distanze c'era il treno, non c'era il cavallo, a diligenza più di tanto. tu E in pensa. più erano anche zone dove bisognava stare un po' attenti. Perciò, nelle cittadine, che erano i piccoli paesetti in quel momento, composti da il salù, la drogheria, lo store, Bel. la chiesa e 3-4 case, questo era il paese medio. Poi c'era la cisterna d'acqua, poi c'erano altre strutture, però il paese era tutto lì. Nelle prime periferie c'erano gli allevatori di animali piccoli, perciò galline, oche, anatre, cose del genere. Più ci si allontanava e più gli animali crescevano, infatti i ranch erano più distanti dai paesi ed erano quelli che avevano cavalli, mucche, tori e via dicendo. Questo scrittore la maggior parte delle informazioni le prendeva all'interno del saloon. Il saloon era collegato allo store, di solito il gestore del saloon era anche il padrone dello store. Dove il salone era aperto la sera e lo store era aperto di giorno. Le cose erano abbastanza collegate. Tutti quelli che andavano in paese per far compra andavano allo store, andavano in paese una volta al mese e alla sera andavano a far festa nel salù. Nel salù, perciò, c'era questo ritrovo di tutte queste persone dove questo giornalista riuscì a prendere tutte le informazioni per descrivere lo stile di vita, di quell'epoca in quelle zone. Ma te pensa? La parola honky tonk da cosa è nata? I frequentatori assidui di questo saloon erano quelli che abitavano vicino. In questo caso, per questo saloon che è andato a visitare questo giornalista, erano gli allevatori di oche, che essendo allevatori di oche erano erano delle persone di ceto inferiore, li prendevano in giro e quando li vedevano li prendevano in giro con il verso dell'anatra. Ah, ma Honk. purini! Ma dai! Ok, Non si fa così! mentre era arrivato sempre in quel periodo in questo saloon il famoso piano a muro verticale e la marca di questo piano era Tonka. Allora, la parola nata da questo connubio del pianoforte di questi allevatori era Honka Tonka, che Ah! nel tempo si è trasformato in Honky Tonk. Ma te pensa. Honky Tonk perciò è nata come parola non tanto per come è conosciuta ad oggi come stile di musica, ma è nata per individuare uno stile di vita legata agli stati del sud-ovest. Perciò tutto lo stile di vita che c'era intorno ai saloon, a questi paesi, questi piccoli centri, alle fattorie, tutto quello che riguarda il Texas, Arizona, Ohio, New Mexico, California, Montana e via dicendo. Perciò quando si parla di Honky Tonk, dipende dal periodo in questione. Se parliamo della fine del 1800 era appunto lo stile di vita, se parliamo degli anni 30 era il contrabbando del whisky sotto nel periodo di crisi dell'America, dove c'era stata la depressione, dove il contrabbando di whisky ha tenuto su un po' quelle zone e veniva contrabbandato in questi locali, dove negli anni 30, fine 60 ha avuto inizio la musica honky tonk, che si è chiamata così perché ha preso un nome dallo stile di vita, dove negli anni 70 c'è stato il ballo honky tonk, che non ha niente a che fare con la musica perché la musica era cambiata, era diventata new country, e in quei locali si è iniziato a frequentare per ballare con cappello e stivali ed era lo stile honky tonk. Perciò la parola honky tonk sta a significare lo stile di vita legata a quelle zone. L'ho detto Ma chiaro? tu pensi? Io credo di sì, io credo di sì. Ho capito io, se non avete capito voi, cioè, ho capito io che sono proprio così io. E volevo dire che Marilu mi fa sorridere. Hai letto cosa dice? Ah, sì.
Se scade una piada, vai, vai, vai! A distanza ci facciamo cin cin con la salsiccia alla piada. La piadina con la salsiccia l'abbiamo fatta sabato qua. È venuto il paninaro, il più famoso paninaro di Padova, il primo che è partito, il famoso panino unto. Si usa alla Ravenna il panino unto. Che cos'è il panino unto? Hai presenti i baracchini lungo la strada di notte, all'una, alle due che aprono? Sì. E vai, ti fanno il panino alla piastra con la cipolla, i peperoni, la salsiccia. Ah sì, da noi lo fanno fuori dalle discoteche. Fuori dalle discoteche si mettono lì, però da noi c'è la piadina, non c'è. Da noi c'è, da noi c'è la piadina, 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 piadina. E piadina e panino. E siccome a tutte le salse, anche voi le piadine. Dicendo, sì, a tutte le salse, tutte quelle situazioni, qua unto, viene chiamato panino unto, perché ti sporcavi sempre, perché cadeva dal panino la salsa, la maionese, la salsa rosa, e allora chiamato il panino unto. Hai capito? Era quella bontà. Marilu, non ti ungere, dai, rimani pulita che non va bene, vai. Parla tu che adesso sono impegnato. No, ma ascolta bene. Allora, questa puntata è alquanto particolare. Allora, innanzitutto, quello che volevo sottolineare sarà che a me il 7 porta fortuna, è la puntata numero 7 di Country Voice in the Night. Questo in realtà vuol dire che ci sopportate da più di un mese, devo dire, ma ci sopportate con grande successo, direi, perché anche l'ultima puntata è arrivata in un sacco di pagine e ha avuto un sacco di visualizzazioni con tanti commenti. Cioè, appetito. Passiamo i 150 commenti. Secondo me è l'arte culinaria, non è neanche tanto la te parte... Te lo lascio l'ultimo pezzettino? Oh, oh, via! Ciao! Adesso devi parlare con la bocca piena come faccio io. Non ce la fai a parlare con la bocca piena. Dai. È buonissimo! È buonissimo quella salsiccia! Vuoi un po' di pane? Volevo dire, no, io sarei a dieta, Metto giù. Ho cominciato la dieta, non so quando, che giorno, che mese, che anno. Devo però... girare l'altra salsiccia che ho messo su. Allora, ma infatti. Volevo dire, ragazzi. Guarda! Il microfono arriva fino a qua, mi sono dimenticato di toglierlo. Allora, cioè, mi distrugge un microfono ogni puntata. Ragazzo, si è bruciata un po' anche questa, ma poco. Fanciullo, mi raccomando, non metterlo sul fuoco perché dopo non ti sentono più. Però se ti arriva fino a... Guarda là, che filo lungo che hai. L'ho preso apposta. Quasi quasi posso fare un ballo con questo. L'ho preso apposta, è 4 metri, l'ho preso per Igor. È il microfono 4 metri Igor Pasin. Allora, volevo dire che... Aspetta, per chi si è collegato su Facebook... Devo bere un po' di birra. Avanti. Allora. Finché bevo la birra, dopo mi faccio una sigaretta. Pure, no, ma e poi? Poi metti il video di Gianluca dopo che hai spiegato un po' di cose. No, di Gianluca, no, tocca a Renegade. Di Renegade. Allora, volevo dire, tocca anche dopo a Loris DJ. Volevo finire col dire che oltre ad essere la settima puntata è stato un traguardo davvero molto importante, perché questa sera siamo su due monitor diversi, vi chiedo scusa. Quella ufficiale è la diretta streaming sul nostro sito, sul nostro canale. Anche il gatto beve la birra. Cioè, non è vero. Non è vero. Lui è coda mozza, non si vede forse. No, ma cioè, gli fa bere la birra anche al gatto. Proseguo. Era al country road. Cioè. Non dico più nulla. Parlate voi. No, scherzo. Allora, volevo dire che siamo sul canale YouTube. Siamo sul canale, scusatemi, ufficiale country. Non capisco più niente. Mi fa impazzire. Ma che, forse perché sono le 2 meno 4 minuti? Ah, siamo quasi raggiunti alla fine della puntata, ma come no? Allora volevo dire ai ragazzi che ci stanno guardando da questo monitor, che sono su Facebook, che da stasera le dirette l'avete vista frammentata, perché ve l'abbiamo data per farvi vedere e per farvi capire di spostarvi sul canale nuovo ufficiale Country. Sarà un canale sul quale faremo tutte le dirette d'ora in poi. C'è anche una chat sulla quale potete scrivere e dirci le vostre opinioni, risponderemo in merito e ci sposteremo su questo canale nato, ideato apposta perché tutti ci possano seguire. È un canale aperto a tutti gratuitamente, perché molte persone che non sono iscritte ai social mi dicevano che poi non potevano seguirci, dovevano obbligatoriamente iscriverci e secondo noi non era corretto. Ovviamente questa puntata è in streaming, per cui non passa e va, però cercherò di recuperarla in qualche modo e verrà poi postata sul nostro canale ufficiale YouTube, dove trovate tutte le puntate antiche, pregresse. Comunque sono davvero ufficiale di avere, sono davvero contenta di avere ufficialmente aperto il canale streaming di Country Live TV con Country Voice in the Night con grande Igor Pasin qui dal Country Road. Guarda che bella sigaretta che ho fatto. Piace? Ah, da salsiccia.
Detto ciò, mandiamo un video. Il video. Mandiamo un video mentre Renegade si fuma la sigaretta e partiamo dal Renegade, visto che già Lutix è stato con noi quasi tutta la sera, ci ha spiegato, e parliamo di Black Shelton All Red. Uno dei two step. No, ma oh, ma stasera sono tutte canzoni per Igor. Cioè, una canzone per me? No. Cioè, mai? È perché sanno che piacciono anche a te queste. Ah, che carino. Allora, uno dei two step che il nostro Igor balla sempre e volentieri. Canzone del 2001 da questo artista dell'Oklahoma, poco più che quarantenne, divenuto un vero e proprio sex symbol. Adesso faccio il polemico. Vai. Lo uso per quando faccio i corsi di ballo di two step. Perché si capisce bene? Sì, è molto battuta. Se un altro maestro di Giuseppe, di quelli che sono iscritti, che fanno le gare, che fanno, e sente questa canzone, non dirà mai che si può ballare come Giuseppe. Perciò a voi vi lascio con questa canzone, grazie. Toccatina, toccatina e fuga, signori, grazie Renegade. Lo rivediamo. Sì, è troppo lenta, dicono. Nella sua foto ufficiale, questo è il brano di Renegade per tutti voi. E siamo tornati. Siamo tornati nel nostro canale streaming ufficiale. Stasera cerimonia di apertura. Meraviglioso. Mamma mia. Cosa hai fatto? Sei preoccupato? Non essendo un uomo social, stasera addirittura tre monitor. L'ho fatto diventare matto. Però mi sto divertendo le orecchie. Sono qua che ridono. Sono le due. Dobbiamo salutarli. Però aspetta che prima mi collego di nuovo per gli amici di Facebook che non hanno ancora ben compreso che devono spostarsi nel nostro canale ufficiale, così se per caso dobbiamo salutarli facciamo la diretta insomma tutti insieme. Eccoci qua, partiamo con la diretta anche di Facebook. Ragazzi, spero che sia stata una puntata davvero topica. Siamo tornati anche su Facebook, ricordandovi che la diretta ufficiale è sul nostro sito internet www.countrylivetv.it. D'ora in poi le dirette le faremo di là. E ci siamo divertiti tanto di là in sala. Okay. Perché finalmente su questo canale riusciranno a vederci tutti, non dovranno essere iscritti a nessun social, è libero, gratuito e via. Lo metteremo a pagamento. A pagamento di o salsiccia o mozzarella. Sentiamo se la Debbie risponde o se è già morta. Se è già svenuta e via, ci ha mandato un selfie e via. Allora, noi abbiamo ancora un video da mandare, quello di Loris DJ. Sì, cosa siamo arrivati. Mandiamo anche un po' di argomento della prossima volta? Sì, infatti dicevo, siccome ti sono arrivate delle domande che io ho visto prima, che poi oltretutto su WhatsApp qua ti è arrivata tantissima roba, non l'abbiamo neanche letta. No, chiedo scusa ai ragazzi, abbiamo troppa roba. Qua ci vogliono quattro mani, sei mani, vai. La prossima volta magari chiamiamo qualcuno che ci dà mano forte. Vediamo. Va bene, vai. Ah, allora. No, però siccome abbiamo sempre parlato di argomenti attuali. Ok. Avevo scritto oggi come argomento che si poteva aggiungere, magari lo proponiamo per la prossima volta, di vacanze country. I posti più belli dove siete stati in vacanza country, che si potrebbe magari suggerire, dato che tra un po' le persone andranno in vacanza. Io porterò un po' quella che è stata la mia esperienza del viaggio in America, che vi assicuro è molto particolare. Ve la racconterò qualcosa la prossima volta. Mi ha segnato molto. Bella sta cosa. Sì, sì. E niente, se qualcuno poi vorrà collegarsi o comunque scriverci di qualche sua esperienza o qualche posto da consigliare per andare a visitare, potrebbe essere uno degli argomenti della prossima puntata, insomma. Bisognerebbe che... Cosa dici, va bene? È bellissima. Oh. Cosa accade qua? No, è lei che è Django, la Jessie che ha fatto... Ecco, anche Sara qui secondo me ne ha da dire a pacchi, e Marilou e Loris, perché dovete sapere che sempre sul... Parlo per i ragazzi che sono su Facebook. Se vi spostate sul nostro sito dove ci sono tutti e c'è la diretta, vedete che su in alto c'è, clicca qui per il menu. Se andate nel menu, vi cercate Italian Country Fest. La salsiccia! Ma mi brucia anche questa salsiccia? Sì, è già bruciata. Tutte le salsicce questa sera. E io a forza di parlare. Allora, andate a cercarvi il Italian Country Family, che ha fatto un viaggio, The Town of Music, nel 2016. Ho avuto l'onore di avere...
c'è rimasto più niente. Si è bruciata tutta, guarda che. Ma dai, ma adesso ma... provo a mettere la porta. Sì, ma non si può parlare e cucinare insieme, Igor. Facciamo fatica davvero qua. Ci voleva già l'UTX. E quindi c'è questo speciale su Town of Music che mi hanno mandato sia foto che video, che ogni tanto monto su qualcosa. E c'è addirittura il loro viaggio, il loro passaggio alla Laderbeck, che è praticamente quel honky tonk dove sono passati tutti i più grandi cantanti, e mentre erano lì che si facevano le foto è passato Bob Porter. Bellissimo, incredibile davvero. Poi hanno fatto Memphis, ce ne sono un po' tutte, Dallas, ce ne sono un po' tutte, quindi bellissime davvero. Ecco, guarda, si vede in diretta la salsiccia che Igor ha appena bruciato. Sì. Si vede che la stai anche mettendo a posto, no? Perché sei nel tavolino più in là, ma a noi non ci interessa niente, quindi siamo quasi a chiusura di questa grande trasmissione, per noi importantissima, per me in modo particolare, perché era la prima prova ufficiale del nostro streaming e direi che è andata a gonfie vele. Tanti sono gli amici che ci hanno scritto sulla nostra chat privata. Vi ricordo www.countrylivetv.it. D'ora in poi faremo le nostre dirette lì su, poi cercherò di creare tanti streaming, perché ecco che è arrivato Igor, perché potrei trasmettere 24 ore su 24, 7 giorni su 7. La butto. C'è l'altra salsiccia, quello che ne rimane, ma è la parte più buona secondo me, quella bruciacchiata. A volte sì. Allora, mentre mangi la salsiccia, mando il video di Loris DJ, sì. Così non ti vedono che mangi. Tua. No, mi hai dato prima? Vabbè, ancora? Allora, cioè, signori, prima mangiamo e dopo mando il video? Sì. No, aspetta, allora, aspetta. Devo leggerlo. C'ho troppe robe. Devo leggerlo, c'ho troppa e roba. Tu leggi. Ecco, e te mangi. Ah, ho capito io. No, non si fa mica così però, Marilu! Allora, Loris DJ, Kevin Fowler, I'll beer. I like beer, ok. Un altro mattacchione texano, l'abbiamo visto dal vivo in Italia al primo Country Christmas a Pordenone, quell'anno con un doppio concerto fenomenale, lui e poi Rick Trevino. Veramente incredibili per una serata in Italia. Ho proposto questo video un po' inneggiante alla birra, un po' per promuovere le consumazioni al Country Road, un po' perché nel video sfilo una serie di amici di Gianluca Palmisano, tutti nello stesso video. Solo per citarne alcuni, Roger Krieger, era quella che diceva prima, Randy Rogers, Wade Brown, Ray Benson e tanti altri. Ah sì? È quello? No. Allora, proviamo subito. Boh, non so. Vediamo subito, ritorniamo con Loris DJ in questa bellissima foto che mi ha mandato, che gli è piaciuta tantissimo, e andiamo con questo brano per tutti voi. Noi mangiamo e poi ci salutiamo. E torniamo qui, intanto avevamo tenuto compagnia ai nostri amici su Facebook e ricordavamo due cose. Uno, che il 29 giugno qua c'è la Country Family. Oh, Marilu e DJ Loris. Com'è andata la piadina, Marilu? Mangiato? Io ho mangiato la salsiccia buonissima. Anch'io. Quindi, grazie. Un po' bruciacchiata, però l'ho pulita bene. Sei un cuoco doc. Dopo lavo i piatti. Voglio vedere io. Domani vi dico. Allora, signori, io mi dispiace, ma a questo punto dobbiamo salutare. Sì. Perché dobbiamo... Stava anche bene io qua così. Perché dobbiamo fare la puntata, Intanto arrivano i massaggi, dobbiamo fare anche la puntata. Dobbiamo registrare la puntata, sì. Allora, forse voi non lo sapete, ma ve lo dico, ve lo ripeto per chi non lo sa, ma noi siamo, oltre ad essere il primo streaming country ufficiale... Sono qua. No, ascoltami. Qua. Non smontatevi le telecamere. Anche loro salutano. Va bene, salutate. Sì. Siamo il primo programma di country in Italia in TV, tradizionale. Siamo ogni domenica dalle ore 19.30 su Video Brescia per tutti gli amici della Lombardia, canale 273. E la news è che presto saremo anche su Prima Antenna, ogni lunedì sera dalle ore 23. Per no, cui Django, Prima Antenna copre. No, Django, la telecamera. Dai Giacomo, dai. Quanto vi voglio bene. Vi ricordo Prima Antenna TV, Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta. Sto piano piano espandendomi col country, prendendo tutto il nord Italia. E vi ricordiamo anche lo sponsor. Va Tacchino. È il nostro Gigi Tacchino e i suoi cappelli. Gigi Tacchino lo trovate adesso al Voghera Country Festival, perché io so che vanno tutti là adesso, questi due giorni. Non ho proprio sentito. Tutti,
te stai a casa, lo so. Ascolta, sento l'odore. Se volete venire qua, anche qua si fa festa. Certo. Due piste da ballo, una two step. Bravo, e una vai. Line dance. Bravissimo. Country line dance. Bravissimo. Ci sarà DJ Elvis, ci sarà DJ Renegade nella pista country line, mentre ci sarà DJ Madman nella pista two step. Madman è il braccio destro di Gianluca. Gianlupix, i famosi gemelli diversi, tutte e due con la barba, solo che adesso Madman si è fatto la ceretta e calvo sulla testa. No, non è vero. Sì, no. C'è un'amorosa nuova che gli piace fare la ceretta, gli ha fatto la ceretta in testa. Ma poverino. Era tutto liscio, yay, mamma lo vedo da buco, che bello. Signore bello. Guarda la testa, facevi. Come plasmo bene. No, facevi guardare il futuro. Io sto ascoltando perché poveretto. Allora, mentre io direi di chiudere, perché non so se finiamo la puntata. Lo stanno cercando là sotto. Hanno sentito l'odore del gatto, della salsiccia e di tante cose. Ah. Il gatto è un loro amico, lo mangerebbero subito. Ah, ho capito, è un loro amico. È un loro amico, lo mangerebbero subito. Ma di là. Allora, no, c'è la telecamera. Vengo. Ragazzi, no. Signori, è una gara dura. Allora, io vi saluto, vi ringrazio di essere stati con noi, soprattutto di aver visto, ciao Jesse, ciao, di averci seguito nel nostro canale ufficiale inaugurato questa sera su www.countrylivetv.it, e tenetelo d'occhio perché tutte le nostre dirette poi le faremo lì su. Grazie ai ragazzi che ci hanno seguito su Facebook, abbiamo fatto questi piccoli interventi proprio per ricordarvi che eravamo in diretta sul canale ufficiale, e adesso noi vi salutiamo lasciandovi con un bellissimo videoclip di Tacchino, di Gigi Tacchino, perché noi dobbiamo registrare la puntata domenica alle 19:30, siamo collegati in diretta sul nostro canale, vedrete la puntata che adesso ora andremo a registrare per voi. Ho seguito tutto. Adesso sono in interrogo, si ricorda tutto. Io so solo che c'è Tacchino. Quanto ci mettete su? Una salsiccia. Ciao ragazzi, grazie. Buonanotte, alla prossima. E spegniamo la nostra diretta su Facebook. E andiamo con il nostro magico Tacchino per noi. I hear the train coming, it's rolling round the bend, and I hear the sunshine, I don't know when, but I'm such a fool for some reason, and time keeps dragging on. Again. When the train keeps rolling, hold on for sound. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, and I never play with them. But I shot him out in the door just to watch him die. But the train keeps rolling, and that would make me cry.